gara ieri alle Stefanini sulla rivoluzione del centro a Treviso, tanti dubbi di residenti e commercianti. La statua di Del Monaco ancora non è stata rimossa, lettera di Perin al premier Renzi. Entro 15 giorni via progettazione corridoio 5 in Veneto, lo ha detto oggi il governatore Zaia a Roma dopo l'incontro sulla TAP. Il maltempo continua a flagellare la marca, oggi a causa dei fulmini voli sospesi e dirottati all'aeroporto Marco Polo. I ladri gli rubano anche il bassotto, ladri a Treviso invece messi in fuga e fatti arrestare dalla vicina. L'ex questore di Treviso Carmine Damiano verrà interrogato in merito all'inchiesta che lo vede indagato per corruzione. Finta associazione a tutela degli anziani, chiedi soldi ma è una truffa, l'allarme trevignano, appello del primo cittadino. I bimbi delle Canossiane reinterpretano il banco alimentare, nei sacchetti della spesa oggi tanta frutta e verdura. Buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione del TG Treviso. In apertura, lo avete visto dai titoli, l'incontro bufera che c'è stato ieri sera alle Stefanini sulla rivoluzione del centro a Treviso. Tanti i dubbi di residenti e commercianti, vediamo. No, mi dispiace, lei non sta come noi dentro i negozi, lei non ci sta. Commercianti furiosi, agguerriti e delusi da una parte, musi lunghi e volti neri dalle file di Cassugana dall'altra. Al centro, l'infuocato incontro sul progetto pedonalizzazione, ieri sera alle Stefanini di Treviso. Tanta la confusione, con l'assemblea spaccata fra sostenitori e contrari. Sembrava di essere a Peter Pan, hanno fatto vedere una cosa, una città che non esiste, i parchi, le rappresentazioni dei pesci. Ma la realtà è diversa, devono portare gente a Treviso, questo è il problema. Si potrebbe veramente dividere tra le iniziative che portano qualche cosa durante il weekend, e quindi questo è un po' un classico, ma creare nuove formule perché venga spalmato la partecipazione, la presenza anche durante la settimana. Questo non è impossibile. Con i commercianti che non si sentono rappresentati nemmeno dalle stesse categorie. Spesso io sento, leggo sui giornali che i commercianti sono d'accordo e probabilmente tante persone parlano in nome di altre senza averle interpellate. In prima linea per il no incondizionato gli ambulanti del mercato, ai quali il sindaco risponde. Sono arrivate le legittime paure di chi degli ambulanti che hanno le concessioni, ma penso che sia un percorso che dobbiamo attuare insieme nel confronto per trovare la soluzione migliore per tutte. Perplessità sui costi, con dubbi su fondi e sponsor non identificati. Tutti questi progetti belli sulla carta poi hanno un costo e quei tempi che corrono non so quanto poi trovano attuazione, perché anche trovare sponsor per piazze, vie eccetera penso che sia un po' difficile. Il progetto è da oggi consultabile nel sito del comune. L'esposizione di oggi era, come si dice, una tappa intermedia, non è il traguardo finale. Bronzo Mario Del Monaco, oggi ancora nessuna rimozione, intanto dal fronte del no è stata spedita una lettera di protesta al premier Renzi. Nessuna gru né camion muniti di compressori e fasce, Del Monaco anche oggi resta dov'è. Lavori di rimozione infatti sospesi dopo le indiscrezioni e rumors anticipati dalla nostra emittente. L'abbattimento dovrebbe essere oggi, però non lo so cosa stia succedendo, quindi se ci fanno penare questa lunga agonia. Dal comune nel frattempo giunge la conferma che il bronzo sì verrà rimosso, ma sembra più nel fine settimana o entro la prossima, e che prima bisogna rispettare intoppi di natura burocratica, tempi amministrativi, così dall'ufficio lavori pubblici. Intanto dal fronte del no alla rimozione spedita al premier Renzi da Dio ti salvi Perin, proprietario del bronzo, una lettera di protesta affinché intervenga contro la rimozione del monumento al tenore italiano, figlio, si ricorda nella missiva, di madre fiorentina. Ed è sempre staffetta di presidio anti-abbattimento statua, stamattina ad alternarsi all'ex assessore alla cultura anche Odino Marcon, presidente dell'Istituto Lirico Mario Del Monaco. Cercavo di anticipare qualche mossa civillina da parte dei demolitori, perciò sono qui e ci sarò anche domani. Quante mattine è che li ha passate qui a Castellina? Ah, questa è la terza mattinata. E quando verranno? Prenderemo atto che hanno avuto il coraggio, naturalmente, o la vigliaccheria
piuttosto di eliminare naturalmente un simbolo di Treviso nel mondo. E sulla diatriba del bronzo del Monaco abbiamo dedicato il TG Linea Aperta di questa settimana. La statua di Del Monaco deve lasciare Piazza Borsa? Diteci la vostra opinione scrivendo come sempre i vostri messaggi via SMS al 340 3218806 oppure via posta elettronica all'indirizzo redazione @reteveneta.it o ancora lasciandoci i vostri messaggi su Facebook. E adesso parliamo del maltempo con i disagi aerei che sono stati registrati in mattinata a Treviso. Disagi aerei a Treviso dovuti al maltempo che si è abbattuto nella mattinata odierna. Il temporale con i violenti fulmini ha provocato il dirottamento da Treviso su Venezia di 3 voli della Ryanair. Si tratta del volo proveniente dalla Lamezia Terme delle 11.25, quello da Cagliari delle 11.35 ed infine il velivolo da Catania che avrebbe dovuto atterrare alle 11.45. Cancellato inoltre il volo che doveva arrivare alle 12.40 a Palermo. Fulmini, lampi che ha causato il spostamento anche dei voli dai Canova del nostro aeroporto. Però non ci sono problemi per quanto riguarda ad esempio i nostri fiumi principali, tipo l'Ivenza, tipo il Piave, tipo il Monticano. Qualche problema ci può essere per la rete idrica secondaria, dei scori, dei fossi, dei fiumi di bonifica, diciamo. Maltempo prevista, macchie di leopardo anche nelle prossime ore. C'è ancora un preallerta, diciamo, per tutta la serata di stasera e per domani, poi si dovrebbe rientrare verso un miglioramento verso fine settimana. Comunque sarà una settimana un po' di tempo perturbato con tante temporali. Abbiamo avuto anche un abbassamento delle temperature dovute a queste grandinate e un abbassamento anche notevole di oltre 10 gradi rispetto ai giorni precedenti. TAV in Veneto. Il prossimo decisivo passo riguarderà il nodo di Vicenza con la firma di un protocollo di intesa che consentirà di dare l'avvio alla progettazione. Così oggi il governatore del Veneto Luca Zaia al termine dell'incontro sulla TAV al Ministero delle Infrastrutture. Una riunione importante, anche un bel esito, un tavolo che ha trovato un accordo sul fatto di avviare da subito la progettazione, quindi sostanzialmente far uscire dalle gallerie e da tutto quello che si vuole fare sottoterra per l'alta velocità e portare sul piano campagna, quindi in superficie, questa nuova infrastruttura e quindi pensare che ci sia un futuro per l'alta velocità e quindi la soluzione del nodo di Vicenza del quale si parla da inizio anni 90. Il corridoio 5 è per noi la necessità di dar corso a quello che oggi è realtà fino a Brescia, quindi Brescia-Verona il primo tratto, poi il Verona-Vicenza e quindi poi per arrivare a Padova con la soluzione del nodo di Vicenza. Verrà interrogato domani dal PM Massimo De Bortoli l'ex questore di Treviso Carmine Damiano. L'ex capo della polizia è stato indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo NES, la Nord East Service di Luigi Compiano. Dagli inquirenti arrivano indiscrezioni sull'esistenza di prove per dimostrare come il contratto di consulenza da 50.000 euro, sottoscritto da Damiano con la NES, prevedesse oltre a compensi in denaro anche l'affitto di un appartamento in centro storico, tutto in cambio della protezione dell'ex questore che prima del contratto avrebbe più volte attaccato la NES su irregolarità del trasporto valori. Carmine Damiano respinge tutte le accuse dicendosi fiducioso sul procedere delle indagini. Chi mi conosce, afferma, sa perfettamente che ho sempre fatto della legalità il mio stile di vita e la mia missione. Ed ora parliamo di alcuni furti che sono avvenuti in appartamento con dei ladri che hanno rubato anche l'amato cagnolino. Sentiamo. Brutta disavventura, coppia di turisti trevigiani in vacanza in Puglia, a cui i ladri con il furto in appartamento hanno sottratto anche l'amato cagnolino, Sofia Bassotto, dotato di microchip. I due trevigiani, ma residenti a Trieste, confidano ora nella ricompensa e nel buon cuore di chiunque possa ritrovarla. È andata meglio invece al residente del condominio di via Trento e Trieste, a Treviso. I ladri erano già entrati in casa ieri dopo le 13.30, dopo aver letteralmente sfondato e divelto la porta d'ingresso, ora in queste condizioni. Ladri affrontati a muso aperto e messi in fuga dalla vicina di Pianerottolo. Ha chiesto loro chi fossero e cosa volessero, mentre al contempo chiamava la polizia. Con i due malviventi che hanno preferito abbandonare il potenziale bottino tentando ma inutilmente la via di fuga e ora già processati per direttissima. Banditi di nazionalità georgiana ma con falsi documenti di identità. Si è affacciata e a quel punto, avendo interagito con uno dei due malviventi, questo ha pensato bene di
di scappare. E quindi, se vogliamo, è proprio grazie all'intervento di questa signora che si sono limitati i danni. Purtroppo questi due malviventi avevano già danneggiato sia la porta d'ingresso del palazzo, sia in modo irreparabile anche la porta dell'appartamento. Associazioni sconosciute che raccolgono fondi per gli anziani. Accade a Trevignano, dove il sindaco Ruggero Feltrin lancia l'allarme. Ieri mattina una cittadina del nostro comune ci ha avvisato che c'era una non meglio specificata associazione che raccoglieva dei fondi nel comune di Trevignano. Allarme truffe a Trevignano. Emergenza scattata non più di 24 ore fa, con la segnalazione di una residente di una sedicente associazione che chiedeva soldi a sostegno degli anziani. Abbiamo allertato i cittadini in primo luogo perché si sa, in questo periodo possono anche esserci delle truffe o comunque un voler approfittare della gente magari anziana. Fatto denunciato ai carabinieri che stanno indagando ed emerge che questo non è il primo caso di truffa a Trevignano. Era successo un caso qualche mese fa, tra l'altro qui a Fazè, vicino al municipio, in cui dei fantomatici operatori del servizio dell'acquedotto si sono presentati in casa da due persone anziane e, creando la solita confusione, ma avete le tubature rotte, eccetera, ne hanno approfittato per sottrarre preziosi e denaro che avevano in casa. Tra i residenti, intanto, si è sparsa la voce. Ho ricevuto una mail da parte del sindaco in cui allertava la gente su questo fatto che c'è in giro. Sono notizie sempre spiacevoli, non è né la prima volta né l'ultima che se ne sente parlare di queste cose qua, sono anni che che siamo un po' succubi, perché ho impresa anch'io di telefonate o presenze di questo tipo qua che ti chiedono degli aiuti. Capita spesso, non poche volte ci troviamo le persone davanti al cancello di casa che chiedono fondi per aiuti, per scopi umanitari che non si rivelano tali. Il comune è sempre qui a disposizione per accogliere le loro segnalazioni e effettuare le eventuali verifiche. Il grillino trevigiano David Borrelli, neodeputato per il Movimento 5 Stelle, per la prima volta in Unione Europea, a fianco al leader Nigel Farage del gruppo Euroscettico EFD. David Borrelli, nella veste di copresidente, ha illustrato il programma del gruppo promettendo: ci batteremo per l'abolizione dei trattati, il fiscal compact e altri che potrebbero seguire, e per una maggiore partecipazione dei cittadini europei. Adesso sentiamo un piccolo estratto. And thank you very much everybody. È stata un paio di settimane molto intense, siamo riusciti a costituire finalmente questo gruppo, oggi siamo diventati anche co-presidenti come delegazione italiana, in questo momento con me, ma poi fra due anni e mezzo comunque ci sarà qualcuno che prenderà il mio posto. Quindi ci auguriamo adesso di lavorare per il meglio e di portare avanti i nostri 7 punti per l'Europa, tutti insieme con l'UKIP e con tutte le altre delegazioni. E adesso ancora la politica con l'APA Treve. Il sindaco Manildo è intenzionato ad andare avanti con il progetto. Lo ha detto oggi al convegno che si è tenuto a Treviso al Museo di Santa Caterina, con inizio dei lavori a partire dalle ore 15. Con Venezia commissariata e con il neo sindaco Bitonci contrario al progetto. L'incontro si è tenuto alla presenza del numero uno della Camera di Commercio di Treviso, Nicola Tognana, di fronte ad alcuni esponenti di Unindustria Treviso. Assente invece la neopresidente Maria Cristina Piovesana. Tra i presenti anche alcuni sindaci del Veneziano e del Padovano. E adesso parliamo di solidarietà con il Banco Alimentare di Rete Veneta, con dei disegni davvero speciali e ricche borse della spesa offerte da tanti trevigiani e non. Oggi sono state consegnate 278 borse della spesa. Sentiamo. Al Banco Alimentare di Rete Veneta, protagonisti i disegni dei bambini delle Canossiane. Con la loro fantasia hanno reinterpretato il volontariato dei veneti schiacciati dalla crisi. Dalle scuole canossiane, sono le elementari, prima, seconda, terza, quarta, che hanno fatto questi bellissimi disegni per il nostro Banco Alimentare. E noi li ringraziamo tantissimo perché dà un tocco proprio di felicità, di gioia e di allegria quando entri e vedi tutti questi bellissimi disegni. Presenti con le rappresentazioni dei bimbi, i sacchetti della spesa raccolti grazie alla generosità di tanta gente. Questa settimana era ricca la borsa perché oltre, diciamo, i generi alimentari, grazie al mercato ortofrutticolo siamo riusciti a mettere anche frutta e verdura, e li ringraziamo sempre, sperando che i nostri orti fra poco producano anche loro qualcosa.
Disegni che rimarranno esposti per tutta la stagione estiva. Non solo tutta l'estate, spero per sempre, fin quando rimarremo qua, perché è proprio bello vederli e poi vedere la fantasia di questi bambini. Pensate, bambini piccolissimi che hanno disegnato il mondo, il pane che si divide tra il bianco e il nero, il cuore. Guardate quanto belli sono, guardate. E poi hanno disegnato anche la Mireluccia. Eccola là. E cambiamo argomento, fondo di solidarietà per gli inquilini ATER e per gli anziani che vivono nelle case di riposo. È la proposta che verrà presentata dalla maggioranza nel prossimo Consiglio Comunale di Treviso. Dopo il pasticcio all'italiana della TASI, così lo ha definito l'assessore al bilancio Alessandra Gazzola, la Giunta cerca in questo momento di andare incontro alle famiglie meno abbienti e agli anziani. Dal Ministero intanto nessuna delucidazione sulla posizione delle case ATER e degli anziani che vivono in istituto. Non è ancora chiaro se siano o meno considerate prime case, dunque con l'accesso a eventuali detrazioni ed esenzioni. E in chiusura vi ricordo l'appuntamento, sempre la grande attualità vista con gli occhi del Veneto e dei Veneti, questa sera a Focus, ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli, dalle ore 21.05, Luigi Brugnaro, Roberto Pancera, Paolino Barbiero, Stefano Mottin e Pierluigi Pasqualetto. Previsto anche un collegamento in diretta da Bassano con il segretario della Lega, Matteo Salvini. Come sempre aspettiamo numerosi i vostri SMS. E il telegiornale finisce qui, auguro a tutti una buona continuazione di serata, naturalmente con Rete Veneta.